Quindi questo è anche un altro motivo di riflessione. Secondo noi il reddito dovrebbe essere della persona fisica, quindi che nella maggior parte dei casi equivale a zero, perché per esempio una persona che nasce disabile per tutta la vita, che lavoro può fare? Quindi bisognerebbe tener conto di questo. Perché purtroppo qualcuno magari dice che la miglior terapia per superare alcune questioni è il lavoro. Ci sono anche esempi locali che perorano questo, io credo che sia giusto, ma non nascondiamoci, ci sono persone che non possono fare questo, ci sono persone che non solo non possono lavorare, non sono neanche in grado di autotutelarsi, non sono in grado di somministrarsi una terapia, hanno bisogno di qualcuno che li aiuti e queste persone non andranno mai a ringraziare chi gli fa un servizio, ma non perché so, perché non ne sono capaci. Quindi è di questi che noi stiamo parlando. Fra l'altro ci sono persone che hanno un multi-handicap, quindi non un handicap soltanto, cioè magari un ragazzo down, non ha soltanto down, faccio un esempio, ma anche magari epilessie, altre patologie, quindi vanno sommate insieme e vanno tenute di conto perché quando si parla anche della gravità, non si tiene conto magari della gravosità, che è una cosa diversa. Lo dico perché generalmente questa equazione viene fatta nelle rette, no? Quindi una persona grave, ha una certa, se è meno grave, una retta inferiore. Non è così che funziona. Perché la gravosità è una cosa diversa. La gravità può essere anche controllata, soprattutto in ambiti psichiatrici, magari con una terapia farmacologica appropriata. La gravosità tiene conto anche che se una persona è meno grave, ma magari ha bisogno di essere cambiata più volte, anche problemi fisici, c'è anche un costo del servizio a quella persona. Quindi è questo che si dovrebbe tener conto di parametro, non altri. E allora poi passiamo anche ad un altro aspetto, che non è di poco conto. Diceva prima il collega Martinelli sulle revisioni. Ecco, le revisioni ci sono state, sono appena terminate, perché io stesso, infatti sono stato richiamato, malgrado tutto, fra l'altro avevo anche un po' di apprensione, ho detto chissà mai che mi bocciano, non sono più disabile, insomma, invece poi fortunatamente era tutto bene, è andata bene, quindi insomma, sono stato promosso, sono avuto il mio certificato di disabilità. Ecco, quindi, questo è stato fatto recentemente dall'INPS. Ora si ripropone un'altra manovra di questo tipo, con costi non soltanto per le commissioni, ma ci sono poi cioè, i dati che vengono forniti sono, bene, secondo questa revisione il 20% è stato tolto dalla pensione al 20% di persone. Uno dice, beh, cavolo, un bel risparmio. Però poi dopo non si ritorna mai sull'argomento e si dice quanti di questo 20% tramite ricorso è ritornato in possesso della pensione, magari pagando anche gli arretrati. Ecco, quindi anche queste, poi ci sono gli esiti delle sentenze. Sulle revisioni, il secondo comma dell'articolo 10 estende l'istituto della rettifica per errore, già previsto per le malattie professionali e per l'invalidità del lavoro. Anche le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale, cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa. Questo significa che l'INPS potrà rettificare in qualunque momento le prestazioni erogate. In caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione, l'INPS potrà procedere alla rettifica esattamente entro un periodo di 10 anni decorrente dalla data dell'originario provvedimento errato. I termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell'interessato, eccetera, eccetera. Quindi esistono già degli strumenti, cioè non c'è bisogno di inventarsi qualcosa già esistono. Poi, francamente, vivendo una situazione di disabilità, oltre appunto a non starci ad essere definito il parassita, mi chiedo anche, ma qualcuno
ha mai fatto un'indagine seria su quello che è l'indotto? E ora uso una parola un po' della materia prima di cui si sta parlando, cioè dei disabili, e lo posso fare perché io stesso lo sono, e cioè c'è un costo, ma c'è anche un ritorno economico della nostra società per le persone disabili? E questo, voglio dire, per una dignità personale io lo vorrei anche sapere, perché un insegnante di sostegno esiste nella scuola unicamente perché ci sono le persone disabili, ci sono i bambini disabili. E chi produce carrozzine e tutto l'apparato di assistenza, gli infermieri, i medici, professionisti che lavorano in questo settore. Cioè tutto questo quanto rende? Perché dovremmo anche fare un'indagine seria se vogliamo essere equi, no? Riequilibrare il piatto della bilancia. Soprattutto per una dignità. Guardate che sono un bel po' di soldi, quindi alla fine è proprio vero che la persona disabile grava così enormemente nella società e la società non ha in alcun modo un beneficio o un ritorno in qualche maniera? È che io la lancio proprio come provocazione, però nessuno si è mai chiesto di fare una cosa di questo tipo. Comunque, insomma, per concludere, anche per lasciare spazio agli altri, io sono veramente amareggiato, spero che ci siano delle possibilità di rettifica. Per quel che ci riguarda, e lo dico in maniera compiuta e seria, faremo di tutto, a livello associativo, anche a livello personale, la mozione che ha ricordato Paolo prima ne è un esempio. Sicuramente noi non ci arrenderemo e continueremo a lottare fino alla fine, anche perché è giusto farlo, e credo che ci sia qualcosa di peggio di non essere riusciti, non averci provato. Ecco, noi ci proveremo. Grazie.